John Borno, ragazzi. Prima di iniziare, per me è importante farvi sapere e essere orgoglioso di dirvi che sono diventato sponsor ufficiale Eneba.com. Eneba è un nuovo mercato di gioco con oltre 20.000 prodotti digitali, con un interesse sempre crescente ad espandere la propria libreria per essere il punto di riferimento per ogni tua esigenza di gioco. Tra l'altro, con Eneba per qualunque problema c'è un supporto live 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e con l'eccellente punteggio Trustpilot puoi essere certo che riceverai il tuo gioco a casa senza intoppi. Da qui come è possibile acquistare tramite PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Games, Gift Card, Game Points, prossimi giochi. Vi faccio vedere anche un'altra cosa. Cerco FIFA 22, vado a mettere il mio codice bonus che è Sequalf e applico il codice. Ecco qua che avrò immediatamente degli sconti importantissimi. John Borno, ragazzi, John Borno, e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in quella che sarà una sorta di rebuilding dalle stalle alle stelle, così si chiama questa serie. Oggi andremo a ricostruire la squadra più scarsa del campionato belga, ovvero il RFC Seraing, mettendogli come allenatore Vincent Kompany, un ex gran calciatore belga che adesso sta allenando, tra l'altro, una big del calcio belga. Detto questo ragazzi è un video che va a seguire altri video che ho già fatto per altre nazioni. Quindi se vi siete persi gli altri video vi invito ad andare a recuperarveli direttamente sul canale nella sezione schede. Iscrivetevi anche al canale, arriviamo a 150.000 iscritti per una serie su FIFA con un altro youtuber che seguite molto su YouTube su FIFA. Però ragazzi vi chiedo anche di lasciare almeno 3, 4, 5 mila mi piace esagerate, appunto per farmi fare uscire altri video sì, di questo tipo, quindi per andare avanti nella programmazione. Detto questo, dobbiamo praticamente fare solamente mercato con gli unici 10 milioni che abbiamo come sempre. Ma io ragazzi Dubois lo prendo subito e me lo porto in prima squadra. E dobbiamo diciamo andare a fare mercato e simulare finché non vinciamo il campionato belga. Quindi dall'essere la squadra più scarsa ad essere la squadra più forte con il Seraing. Detto questo, in porta abbiamo questo qua, Diesch, che è in prestito da noi, Gaile, che è un 57-20 anni, e Mignon, che se riesco lo vado a vendere, è in scadenza, non accetterà un rinnovo, madonna che schifo ragazzi. A sinistra abbiamo Poati, che per il momento è l'unico che ci aveva e quindi me lo tengo, io blocco anche le offerte, pensa quanto sono figo. Oh, Dario Del Fabbro, vedi un po' che fine aveva fatto. 64 di overall, 26 anni, mi dispiace per lui. De Nuit, 54-19 anni, è da noi, lo metto verso la cedibile in prestito. Spago, 53-19 anni, cedibile in prestito. Faye, 64-27 anni, buon giocatore. Boulenger, 65-31 anni, lo vendo. Nadrani, 66-24 anni, me lo tengo. Francesco D'Onofrio, è un altro che in realtà è belga, però è italo-belga, 62-30 anni, lo vendo. Manzoni, 63-25 anni, invece me lo tengo come terzino destro, lo vado a trasformare, ecco qua, in terzino destro perché sarebbe utile farlo. Sissé, mediano, 66-27 anni, me lo tengo. Pierrot, 64-27 anni, me lo tengo. Da noi è in prestito GG, per il momento sta bene qua, ma io terminerei anche il prestito, chi se lo fila GG. Poi abbiamo Chilota, 68-27 anni, esterno sinistro. Lassaini, 64-22 anni, è in prestito da noi, può farci comodo. Bokteb, 55-19 anni, se riesco lo presto. Poi abbiamo una marea di giocatori che sono in prestito da noi. Maziz, 68-23 anni. Catchback, 61-20 anni. Poi abbiamo Iallo, Gambiano, 66-22 anni. No, Gambiano, è Gambiano. Bernier, 66-23 anni, me lo tengo. Sanogo, 61-22 anni, me lo tengo. Come se fosse, guardate Dubois, ragazzi, blocchiamo le offerte per Dubois. 71-16 anni, questo è un giocatore che può crescere tantissimo. Dasaro, 53 di overall, 18 anni, cedibile in prestito. Serwi, 54-18 anni, cedibile in prestito. Mikautadze, 68-20 anni, è in prestito da noi. Mouandiliamagi, 64-23 anni, me lo tengo, lui è della nazionale del Chad. E Silini, 54-17 anni, lo presto se riesco. Un po' di mercato va fatto. Vediamo un po' quello che succede. Regà, la squadra. Anzi, facciamo prima un attimino. Mettiamo in campo un attimo la squadra per capire come possiamo giocare. Allora, il nostro più forte è Dubois ed è una T. Quindi lo mettiamo subito titolare. Al posto di Maziz lo mettiamo e lo trasformiamo in una T. Eccolo qua. Poi l'altra punta sta bene lui. Questo è un ED. Questo è un ED, tra Iallo e Bernier faccio giocare Bernier, mi sa che Iallo è in prestito, non ricordo se lo è anche Bernier. Sissé non è un CC ma è un CDC.
Comunque sicuramente metto Maziz, madonna comunque regà, cioè non ce n'è uno che va bene qui nel ruolo che abbiamo noi, e lo faccio diventare COD. Poi qui invece, questo è un esterno sinistro, mettiamolo come tale. Mettiamolo come tale. Poi Iallo, no, facciamo giocare Lassaini, fa schifo sta squadra ragazzi. Questi due sono i centrali, questo è un terzino destro, questo è un terzino sinistro. Stiamo a fare già tanto, cioè veramente, già è molto quello che stiamo facendo mettendo in campo questa squadra, quindi io non mi lamenterei e giocherei così, cioè non è che giocherei così, ma un po' di mercato lo facciamo, ma non lo so, nel senso spero che non mi sonderino, perché non sarebbe così difficile sinceramente che mi caccino con questa squadra popo de merda. Intanto zitto, ho vinto le prime due partite del precampionato ragazzi, sono una squadra fortissima. Fatta di gente fantastici. Siete tutte e tre, ma stiamo, scherziamo. Ci ho dato 300.000 euro, tipo di avere sta merda. Giochiamo contro la Real Sociedad B e perdiamo. Siamo veramente una squadra di schifo. Non dobbiamo fare cazzate, ragazzi. Dobbiamo crescere in modo intelligente. Perché farlo in modo stupido è difficile, visto come abbiamo preso sta squadra. Però sapete che dover vincere il campionato mi mette più tranquillità. Poi magari non lo vinci, perché non è detto. Però almeno me la gioco con tranquillità. La Champions mi viene un'ansia. Intanto ho venduto Donofrio per 350.000 euro. Allora io partirei da Martin van de Voort, che se riusciamo a prenderlo facciamo un mezzo miracolo. Questo chi insomma segue le mie carriere lo sa, cresce veramente veramente tanto. Ok, 3 milioni e 4 vogliono. Facciamo 3-1 con il 9%, 3-4 con l'8%. Io ti dico facciamo 3. Io prega più risparmio meglio è. E ti alzo la clausola addirittura al 13%. 3-3 più il 10%, vabbè dai, accettiamo, basta. Prendiamocelo a 3-3 perché comunque è una cifra altina, però raga, Van de Voort è veramente forte. Van de Voort è veramente forte. Infatti vuole essere cruciale, accettiamo volentieri la sua crucialità. Facciamogli un quinquennale. Ok, l'abbiamo preso. Continuiamo a costruire. Lui, sì che, ottimo ragazzi, 19 anni 70 dello Standard Liege, andiamolo a prendere. Non li vedo come giocatori che già quest'anno potrebbero farmi vincere il campionato. Addirittura accettano i 3 milioni ma vogliono il 5%, va bene, tanto non li venderemo mai. Non li vedo come giocatori che possono farmi già vincere il campionato, ma come giocatori che in futuro saranno fondamentali per farmi vincere il campionato. E come vi dicevo, ogni volta che faccio una sorta di road to glory sarebbe bello prendere calciatori principalmente di quella nazione lì. Poi magari ogni tanto sforo, però insomma vedete, adesso ho prendendo tipo Hugo Sique che è belga, Van de Voort che è belga, per dare anche una sorta di filologico a quello che stiamo facendo. Ok, 4.700 a settimana glieli diamo, ci prendiamo sì che abbiamo il terzino. A destra sarebbe bello provare a prendere Jorbe Vertessen, belga del PSV, 70-20 anni, non so se ce lo danno però. Ci proviamo un attimo, vediamo un po', offriamo 2 milioni e 7, no è un po' troppo poco, c'ho paura che se incazzano, 2 milioni e 9 facciamo, dai. Ne vogliono 4 addirittura, ma sono tantini 4, facciamo 3, 3 col 7%, 3,9 col 4%, allora provo a fare il colpaccio, gliene offro 3. E metto una clausola gigantesca, tipo 21%, vediamo? 3,5 il 18. 18 va bene, ma direi di fare almeno 3,3, scusami, nel senso... ho alzato tanto. No, 4,9, allora va bene, dai. Torniamo sui nostri passi, 3,5 e modifichiamo la clausola dandogli 18, come aveva chiesto lui poco fa. Vediamo se accettano. No, e ora adesso non accettano più, 4,8 addirittura vogliono. Ma stai scherzando? 4,9 si è buggato, raga, si è buggato. Che palle quando si bugga. Gli serve del tempo per riflettere, ma comunque si è buggato, dobbiamo aspettare un pochino. Spago intanto è andato in prestito. 6,7, ma adesso è scemo. Ma te droghi, 6,7. Io voglio ricordare che la mia prima offerta, ragazzi, è stata 2,9 per lui, 2,9. No, niente, vabbè, perfetto, ciao. Non lo prendiamo Vertessen, non fa niente. Non possiamo morire appresso a giocatori che non vanno vendi. Non fa niente, ciao. Vorrei provare a prendere Balikwisha, che ha una clausola di 5,9, però secondo me riusciamo a pagarlo qualcosina in meno. Tipo se offriamo 3,2, 5. Se offriamo 3,6, 4, vedi. Se offriamo 3,6 con il 16% di clausola per la rivendita, 5,7. Niente, ora ricominciamo. Ma se avevano detto appena 4! Se offriamo 4... 5,7, niente, mo non calano più. Se offriamo 4,2, hanno bisogno di poter pensarci. Raga, i bug no, però, dai, non è possibile. Dobbiamo, se no, essere bravi ad accettare subito, perché sennò i giocatori non vengono più. Intanto che la prima di campionato perdiamo, non è un buon inizio. Inaccettabile, 5,7, li andiamo a trattare. 4,7, dai, ti sto dando anche tanto.
Ok, vogliono la clausola, accettiamo 4,7 e basta. Balikwisha secondo me potrebbe esserci utilissimo nella nostra rincorsa, quindi lo prendo volentieri. Però cazzo, abbiamo finito i soldi, oh. Ci sono bastati due acquisti per finire i soldi. Altro che campionato, altro che primi in classifica. Preso intanto Balikwisha. Metto i titolari nella titolare, quindi metto Van de Voort in porta, Sikhe terzino destro, Balikwisha qui e lo metto a D. Però qualcosina ancora ci servirebbe, eh. Mamma mia ragazzi, qualcosina ci servirebbe. Non è che se potremmo inventare i soldi però, quelli abbiamo e quelli usiamo. C'è poco da fa, c'è proprio poco da fa. Intanto ho venduto Boulanger per 570.000. Vediamo se riusciamo a fare qualche soldino con le cessioni. Intanto c'è la seconda di campionato, pareggiamo 2-2, vedo un campionato molto molto lungo. Venduto Faye per 680.000 e Mignon per 155.000. Sarebbe bello riuscire a prendere Vranks, che alla fine è un 67, non è che sia niente di che, però sappiamo tutti che cresce molto. Proviamo ad offrire 2 milioni. Ne vogliono 2,75, accetto. Accetto volentieri, me lo prendo subito, lo metto titolare nella mia squadra. Non sarà un 70, ma questo raga se inizia a crescere non si ferma più. Perfetto, preso. Mi sembra ottimo. Detto questo, quanti soldi sono rimasti? No, 300.000 euro, non ci facciamo più niente. Allora, andiamo a metterlo titolare al posto di Lasciaini qui, Lasciaini. Mettiamoci Vranks. Io direi di simulare fino a giugno. E aspettate, guardiamo un attimo l'obiettivo. Non finire in bassa classifica. Considerando che dopo le prime due giornate abbiamo fatto un punto, non siamo partiti bene. Però insomma dai, c'è tutta la stagione. Mettiamo i piani di crescita, andiamo a giugno. Primo giugno 2022, vediamo com'è andata. Allora, sconfitta pareggio, sconfitta vittoria pareggio. Sconfitta pareggio, sconfitta vittoria. Sconfitta vittoria, sconfitta. Ma sconfitta, sconfitta, vittoria, vittoria, pareggio, vittoria. Sconfitta, vittoria, vittoria, vittoria. Vittoria, sconfitta, pareggio, vittoria. Pareggio, vittoria, pareggio. Vittoria, vittoria, sconfitta, sconfitta. Sconfitta, 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 vittoria. Siamo arrivati. Allora, quarti in un mini girone. Turno di playoff, turno di campionato. Questo vuol dire che noi nella sezione regolare, ci capisco un cazzo come funziona. Ok, siamo arrivati settimi. Quindi non siamo entrati nei playoff scudetto, il campionato l'ha vinto l'Anderlecht, noi siamo arrivati ottavi. Vabbè, comunque non è terminare in basso, abbiamo fatto i playoff per l'Europa, infatti li vedo tutti molto contenti. In campionato voglio vedere quelli che abbiamo comprato se sono cresciuti, tipo Van de Voort cresce di 4, arriva a 74 e urge allora un rinnovo di contratto. Lui, mamma mia, Nadrani è salito di 4, ragazzi, forte, bravissimo, arriva a 70. Poati sale di 4, arriva a 70. Del Fabbro sale di 3, arriva a 67, sono saliti tutti, ottimo. Sikhe sale di 4, arriva a 74, non so perché gli girano i coglioni a questo, che c'ha da farsi girare. Manzoni sale di 3, arriva a 66. Sissé sale di 2, arriva a 68, vabbè. Pierrot sale di 1, arriva a 65, Chilota non sale. Franks sale di 4, arriva a 71, bravissimo. Bokteb sale di 3, lui, madonna mia, Maziz, com'è andato? 13 gol, voglio Maziz, non riesco più a prenderlo, Maziz, sale di 4, arriva a 72, che giocatore ragazzi, Maziz. Yallo sale di 4, arriva a 70, pure Yallo che giocatore, peccato perderli. Sanogo sale di 3, arriva a 64, gli rinnoviamo il contratto. Balikwisha sale di 4, arriva a 75. Dubois sale di 5, addirittura arriva a 76, quanto è forte Dubois, 3 gol e 9 assist. Dasaro sale di 4, arriva a 57, gli rinnoviamo il contratto anche a lui. Lui sale di 3, arriva a 57, non è male come partenza. Lui sale di 4, arriva a 72, peccato che è in prestito. Sale di 3, 57, sale di 3, 67. Insomma raga, andiamo direttamente alla stagione prossima e cerchiamo di fare un mercato che ci proietti almeno nei playoff scudetto. Allora, per la seconda stagione bisognerebbe tecnicamente, poi vediamo quello che riusciamo a fare, sostituire un centrale di centrocampo, un centrale di difesa, un esterno a sinistra e una punta. Però non so se riusciamo a fare quattro acquisti. Ok, partiamo da Marco Cana, belga del Paris Saint Germain, 19 anni, 70, non è tantissimo. Però potrebbe farci molto molto comodo, abbiamo una decina di milioni, andiamo a pagare 2,6, 3,4, proviamo a calare sui 3, se gli dicono 3,4 accettiamo, 3,4, vabbè dai accettiamo, va bene così, so che non è pochissimo, però già ci facciamo il primo titolare, il primo centrocampista, tra l'altro dobbiamo allungare la rosa perché abbiamo giocatori contati, visto che la maggior parte sono tornati a casa dopo il prestito,
E quindi va bene, dai, facciamo sta cosa, mi va bene, mi va bene così. Peso cana, 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 no, è belga, forse cana, non è male comunque. Allora, come alla sinistra prendo Oyen, Luca Oyen, belga, 19 anni, 69. Anche qua la cosa che mi dispiace, anzi qua proprio la cosa che mi dispiace è che non è un 70, e quest'anno voleva avere tutti i 70. Però raga, qualche... ecco, infatti si sono incazzati, stiamo perdendo tempo, aspettiamo, ma con Seisao, vaffanculo. No, il problema è che non abbiamo sti grandi soldi per lavorare su un mercato ricco e quindi dobbiamo cercare di risparmiare e di acquistare giocatori giovani, magari appena sotto la soglia del tipo di calciatore che ci servirebbe per poi avere dei giocatori forti. Allora, ho visto che tra gli svincolati c'è Tarragona, che secondo me potrebbe farci molto comodo. C'ha 31 anni, quindi questo non è un progetto giovani, è un argentino, ma un argentino ci starebbe. E secondo me potrebbe aiutarci molto nel progetto campionato, nel progetto Jupiler League in Belgio. Quindi proviamo a prenderlo. Non vi aspettate che valga chissà cosa, probabilmente sarà un 70, però potrebbe darci una mano. Vediamo un po' quanto vale. 72, mi sembra ottimo. Soprattutto perché rimangono i soldi per gli altri due calciatori. Uno, come vi dicevo, è quell'ala sinistra lì che tanto mi interessava, cioè Oyen, che adesso proviamo a riprenderlo, magari alzando un pochino il tiro. Quindi vado a offrirgli stavolta 3 milioni di euro. Ne vogliono 3 e 3,50, accetto, perché non posso rischiare di perderlo. Ripeto, è vero che è un 69, quindi non è sto gran giocatore, però su quella fascia ci fa comodo. E poi questo magari l'anno prossimo arriva a 73, quindi non è male, non è male, anzi. Preso Yen. Detto questo, il problema è che ci servirebbe un difensore centrale, ma non abbiamo quasi più una lira. C'è qualcosa, ci abbiamo, ma non per prendere difensori centrali forti. Tanto gli chiudiamo 20 milioni per Baliscia, anzi 16 per l'esattezza, ne valeva fino a 20. I nostri calciatori iniziano ad avere un senso di esistere e anche nel mondo piano piano se ne accorgono. Tanto c'è la prima di campionato, anche se non abbiamo messo ancora i titolarissimi, vinciamo 1-2, meno male. Rifiutiamo questi 10 milioni per Sikhe. Io vorrei prendere Teate, tra l'altro è in scadenza. Ma come cazzo lo prendo? Ci abbiamo 3 milioni, raga. Come lo prendo, Teate? Ci riusciremo mai? Ma proprio mai mai. Cioè, offro 3, ma no, raga, non ci riusciremo mai. 9-8. Termina trattativa. Non abbiamo proprio quei soldi lì. Cioè, quella possibilità economica proprio non ci arriviamo, non ci avviciniamo nemmeno minimamente. Se no l'alternativa è andare su uno svincolato esperto tipo Camacho, che è un 69. La cosa che mi rovina mentalmente è che questo non cresce mai. Vabbè, dai, poi è francese, quindi belga, ci siamo. E gli facciamo fare il vice, cioè il titolare vicino all'altro centrale, in modo che 4 milioni li teniamo e l'anno prossimo magari o a parametro zero, se non gli hanno rinnovato il contratto, oppure tipo, come posso dire, pagandolo un po' di più prendiamo Teate, dai. Intanto abbiamo preso Camacho. Allora, la squadra è fatta, assolutamente sì. Camacho gioca titolare al centro, centrocampista gioca Cana, Oyen gioca a sinistra e poi... Ok, dopo ore sono riuscito a trasformare i giocatori. Madonna, sono messi malissimo in campo, tra l'altro, nel ruolo che chiedevano. Allora, qua vado a metterci Tarragona. Insomma, speriamo bene, dai. Vado a mettere i piani di crescita e ci vediamo a giugno. Primo giugno 2023, vediamo. Vinto, vinto, perso. Vinto, perso, pareggiato, pareggiato. Perso, 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 vinto. Perso, pareggiato, pareggiato, vinto, vinto, perso. Perso, 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 perso. Che cazzo, però. Perso, perso, vinto, vinto, vinto. Pareggiato, pareggiato, vinto, pareggiato. Perso, vinto. Non avremo mai vinto il campionato. Che cazzo. Scusate, dove siamo noi? Cos'è questo? Turno di campionato. Turno playoff. Undicesimi. Assurdo, raga. La vedo veramente dura vincere il campionato con questi, oh. Eppure la squadra è forte, guarda lì, guarda lì. Allora, vedo Van de Voort che arriva da 79, quanto è forte. No, no, non ti metto le clausole. Sikhe è arrivato a 78. No, non le metto le clausole, ragazzi, piuttosto rinnovo l'anno prossimo. Vranks è arrivato a 75. Oyen è arrivato a 74. Beliquiscia arriva a 80, non gli metto la clausola, ovviamente. Dubois arriva 81, attenzione perché Dubois c'ha una clausola di 52 milioni, rinnovato. Tarragona ha fatto 15 gol, alla fine niente male, niente male alla fine. Raga, comunque assurdo, come è andata questa stagione è stato assurdo, andiamo alla prossima, va. Allora, a parte che quest'anno ve lo giuro sistemo un pochino il modulo perché voglio che
insomma, si trovi una continuità. Detto questo, devo capire un pochino di cose, perché tecnicamente ci servirebbe un centrale di difesa e un terzino. Però vorrei capire i miei giocatori cosa sono capaci di fare. Tipo il mio fottutissimo CDC, invece di fargli fare tutta la carriera il CDC adattato, non può fare il CC, no, perché è una pippa al sugo. E il DC, 2 settimane, trasformiamolo in DC, vedete come funziona, molto semplice. Così abbiamo il centrale di difesa e ci serve il centrale di centrocampo. E già è qualcosa, comunque ci serve ancora il centrale di centrocampo. Poi, qui abbiamo solo Franks. Dubois, quanto ci mette a diventare una punta vera e propria? 100 settimane, bravo Dubois, mi sembra una cosa giusta da parte tua. No, però piuttosto giochiamo con il falso 9. Quanto ci mette Tarragona a diventare un giocatore di pallone? Povero Tarragona. No raga, Tarragona ci mette 330 settimane pure a salire scale. Allora, cambiamo modulo. Allora, secondo me già questo, con Dubois che però fa... Ah, mi fa solo il cioccio, vabbè, comunque Tarragona qui. Qui faccio giocare Cranks e un altro centrocampista che arriverà. Dietro giocano Nadrani e Cana. Terzino sinistro e destro ce li abbiamo. Qui metto... ho sbagliato. Qui metto AD senza spostarli perché sennò succede un casino. Qui metto AS. E qui a centrocampo abbiamo bisogno di un giocatore. E in questo modo possiamo investire tutto il nostro bottino su un giocatore solo che è un centrocampista. Vedi? Vedi il genio? Ma che cazzo ho fatto? Vabbè, non lo so, però il genio. E poi se ci avanza qualche spiccio... ma che cazzo ho testato? Se esci senza vai, salva ovviamente esci, salve ed esci. No, a nulla. Allora, cerchiamo un centrocampista. Quanti soldi abbiamo? 11 milioni e 5, ma non ci abbiamo da dire nel budget stipendi. Mazza quanto costa Raskin. Allora, è l'unico centrocampista che abbiamo, cazzo. Che sfiga però, ragazzi, cioè abbiamo sempre meno soldi di quelli che ci servono. Lui è un 70, lui è un 73, lui è un 74. Proviamo a prendere lui, che ve posso dire? Matazzo, è vero che però è un CDC e non un CC, però, allora proviamo a offrire 7 e 6. Hanno accettato, ottimo, ottimo, va bene così. Diciamo mai una lira comunque, oh, è sempre un cane che si morde la coda col Seraing. A parte che alla fine arriviamo a metà classifica, ne arriviamo... Allora, cruciale vuole essere, come se fosse il più forte della nostra formazione, forse lo è. 5 anni di contratto, ignora la clausola, controfferta, rimuovi i bonus, avanza offerta. Dai, l'abbiamo preso. Allora, credo che non abbiamo bisogno di altro. In realtà avremo bisogno di un terzino sinistro. Ma alla fine, raga, se prendiamo Sardello o Van der Prempt, tanto vale che teniamo lui. Cioè che teniamo quello che abbiamo, che è un 71 Poati. Beh, in realtà no, un pochino ci rinforzeremmo. Però più o meno è quello. Quanti anni ha Poati? Allora, Poati ha 25 anni. Aggiungiamolo in lista trasferimenti. Magari ci facciamo 2 spicci e lo sostituiamo. 26 milioni e mezzo per Van de Voort rifiutati. Ecco i soldi per Poati. Cerchiamo di rubare fino all'ultimo centesimo disponibile. Venduto Poati per 2.650.000 euro al Vitoria. Vedi allora che vincono, noi non vinciamo un cazzo. Intanto Cana è diventato un difensore, cioè diventa ora e sale di 1. Bene, bene, bene. Allora, abbiamo dei soldi per prendere un terzino sinistro. Quanti soldi abbiamo? 5 milioni. E allora io mi butterei su quello che vi avevo detto prima, quindi o su Van der Bremt. No, abbiamo dimenticato tutto su di loro. Che palle, ragazzi. E che lì, come si fa a darli a riseguire tutti adesso? Inizio osservazione, per tutti però lo devo fare. Santo paradiso. Vabbè, proviamo a prendere Sardella, dai. Vogliono dei soldini, per Sardella. Proviamo 4 e 6. 5 e 4 è un po' tanto. Facciamo 4 e 6 con una clausola importante per la rivendita. Ha accettato, perfetto, era quello che volevo. Andiamo a prenderci Sardella. Preso Sardella, no, vuole... Ah, che cazzo. No, dai, non ce l'ho però, sei una merda Sardella, accetta e basta. Dai, mi mancano 1700 euro, ragazzi. Allora, leviamo tutto qui, avanziamo tutto qua. Leviamo tutto qua, avanziamo tutto qua. Leviamo tutto qua, avanziamo tutto qua. Accetta Sardella e non rompermi i coglioni. Ha accettato, perfetto. Sardella preso. Detto questo, sì, aspettate, mo faccio partire tutta l'osservazione, ma a voi tanto non vi interesserà. Prima o poi finirò. Meno male che l'hanno aggiunto, ragazzi, ero disperato. Un giorno Teate sarà mio. Detto questo, ci sono rimasti 41 euro. Beh, più o meno è buono. Io vado a cambiare un attimo di ruolo il mio terzino destro, facendolo diventare terzino sinistro. Sto parlando di Sardella, che non mi va di avere 2 terzini a destra, preferisco averne uno a destra e uno a sinistra, anche perché mi sembra più normale come cosa.
Nel frattempo vediamo la partenza del campionato, sperando che sia proprio corretta. Vinto 2-1, dai vinciamo anche la seconda, sarebbe perfetto raga. Vinta anche la seconda 1-2, ora c'è la terza contro quella squadra che ci ha teate in difesa, maledetti. Vinto 3-2, bene, che difesa di merda con teate. Ecco Sardella che cambia di ruolo, tra l'altro già è salito di 1, io direi che ci siamo. Andiamo a simulare tutto, metto anche i piani di crescita e speriamo che sia l'anno buono per vincere il campionato, anche se è abbastanza difficile, dai proviamo. Allora, vediamo un po'. Vinto, perso, vinto, pareggiato. Vinto, perso, vinto, pareggiato. Ma che è un copione. Vinto, vinto, vinto. Vinto, perso, vinto. Vinto, perso, vinto, vinto, pareggiato. Vinto, vinto, perso, vinto. Vinto, vinto, perso, vinto. Vinto, pareggiato, vinto, vinto. Vinto, pareggiato, vinto, perso. Pareggiato, vinto, perso. Siamo arrivati primi! Primi della classifica, vero? Sì, cazzo, siamo primi, abbiamo vinto il campionato, cavolo. E andiamo, campioni di Belgio, campioni di Belgio, campioni di Belgio. Spero funzioni così, eh. Ah, ho vinto il campionato, vero? Stagione regolare, campioni di Belgio. Ok, ok, a posto. Siamo campioni di Belgio, campioni di Belgio. Meno male, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Un percorso straordinario dove il club Brugge per poco ce lo buttava in quel posto. Siamo campioni di Belgio. Beh, Belgio, vi faccio vedere con quale squadra. Van de Voort chiude con 83 di overall, 22 anni. Secondo portiere Gaglie, 63, 23 anni. Terzino sinistro Sardella, madonna quanto cazzo sale Sardella, 78, 22 anni, vedete sta Sardella. Nandrani, 72, 27 anni. Cana, 79, 21 anni. Del Fabbro, 68, 29 anni. Spago, 62, 22 anni. De Nui, 61, 22 anni. Camacho, 69, 33 anni. Sique, 79, 21 anni. Manzoni, 67, 27 anni. Matazzo, 77, 22 anni. Pierrot, 66, 30 anni. Può fare tutto Pierrot, pure il caffè. Ma anche lui, sì, 69, 30 anni. Chilota. Chilota è un insulto in napoletano. 70-30 anni. Franks, 80-21 anni. Un fenomeno. 5 gol e 10 assist. 6 assist per Matazzo. Bokteb, 62-22 anni. Sanogo, 67-25 anni. Oyen, oh yes, 79-21 anni. 6 gol e 3 assist. Baliquiscia, 83-23 anni. 24 gol e 5 assist. Dubois, 84-19 anni, questo è un fenomeno. 10 gol e 2 assist. Giacomo Tasaro, l'unico belga che si chiama Giacomo Tasaro, 62-21 anni. Serwi, 62-21 anni. Terra Tarragona, 71-33 anni, 10 gol e 1 assist. Slini, 63-20 anni. Mounandilmadi, 69-26 anni, 2 gol nelle 12 presenze. La squadra titolare è questa. Van de Voort, 83. Cana, 79. Nadrani, 72. Che schifo. Sardella, 78. Siquetta, 79. Bai Biliki Shawa, quello 83. Matazzo, 77. Franks, 80. 79 Oyen, 84 Dubois, 71 Terragona. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Iscrivetevi al canale, io vi ringrazio, ho visto questo video tantissimo, mi piace. Buon shalala come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.